Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi sono qui con voi per mostrarvi i prodotti che ho inserito nella beauty bag per il mese di maggio. Qualche volta qualcuno di voi me lo ha chiesto nei commenti, lo dico così do l'informazione a tutti. Qualora siete interessati, questa bag io l'ho presa su Amazon, non esiste più al link al quale io l'ho acquistata, però se cercate beauty bag makeup su Amazon ve ne escono tantissime. So che molto simili sono rivendute anche su Shein e Temu, quindi nel caso la trovate facilmente. Cioè, è un modello molto semplice, ha la cerniera al centro, ha uno scompartimento e poi, come potete vedere, ha delle taschine laterali. Comunque, torniamo a noi, video con i prodotti per il mese di maggio. Allora, per quanto riguarda la base, io sto continuando a tenere con me sia il primer di Overskin sia questo fondotinta compatto di Astra, che utilizzo quando voglio una base proprio super veloce, super rapida, che non sia troppo impegnativa. Però, per quando voglio indossare un fondotinta, quindi voglio qualcosa di un pochettino più coprente e uniformante, mi sono messa in evidenza sia lo Skin Realist di Nabla, che io ho nella colorazione 2. Vi faccio vedere che l'ho utilizzato un pochino rispetto a quando ci siamo aggiornati l'ultima volta. E poi ho messo in utilizzo anche il fondotinta in siero della Deborah. Sto parlando di questo prodotto qui, ve lo mostro più da vicino. Anche in questo caso io utilizzo la colorazione 02, mettimi a fuoco, tra l'altro è quello che ho su oggi. È un fondotinta che mi piace molto, dalla texture molto leggera. Sinceramente è un prodotto che apprezzo tanto, anche se mi si lucida un pochettino, però non come altri fondotinta idratanti. Cioè, questo, per il fatto che ha questa texture così leggera, riesce a reggere un minimo anche sulla mia pelle mista. Vi faccio vedere infatti che praticamente sono arrivata, non dico a metà, ma quasi, siamo molto vicini alla metà per questo prodotto, quindi questo è sintomo che mi sta piacendo tantissimo. Per quanto riguarda il correttore, udite udite, e questo è uno spoiler, ho messo in utilizzo questo qui di Huda Beauty, il Faux Filter Concealer, quindi la versione nuova del correttore di Huda Beauty nella colorazione 2.5G. Lo so che dal packaging vi sembra molto chiaro, in effetti è un pochino chiaro, però se mi guardate è quello che ho indosso oggi e alla fine si va ad uniformare bene. Forse un pelino 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 ossida, quindi va benissimo per me questa colorazione. L'ho utilizzato tanto tempo fa, quando era appena uscito, mi era piaciuto tanto, però poi l'ho messo da parte perché appunto volevo terminare prima qualcos'altro, ma adesso ero troppo curiosa e quindi ho deciso di ritirarlo fuori. Stupendo, mi sta piacendo tanto. Davvero questo è un correttore che potrebbe rientrare tra i prodotti preferiti dell'anno, ve lo dico perché mi ha colpito molto e mi ha impressionato in positivo. Per quanto riguarda la cipria, come cipria per il viso, io continuo a portare avanti lei. Vi faccio vedere che ormai siamo, non dico agli sgoccioli, ma quasi, cioè non ne rimane poi così tanta. Ed è la cipria in polvere libera di Huda Beauty, la Easy Bake Loose Baking e Setting Powder nella colorazione Pound Cake. Mentre per l'area del contorno occhi sto apprezzando di più dei prodotti luminosi. Vi ho fatto vedere che il mese scorso ho utilizzato tantissimo la cipria contenuta nella mini palette di Hourglass. Allo stesso scopo, ho deciso di tirare fuori questa qui della NARS, che è la Translucent Crystal, nella versione nel packaging natalizio. È un packaging in edizione limitata, molto bello, ma il prodotto lo trovate tranquillamente con un packaging nero classico. Non si vedrà mai quanto l'ho utilizzata, anzi, forse, ecco, forse così si vede, vedete che c'è già una piccola ombra della conchetta al centro. La sto utilizzando davvero tanto, mi sta piacendo e mi sta dando soddisfazione. Rimanendo sul tema viso, vi parlerei prima dei prodotti in polvere, dai. Allora, per quanto riguarda le polveri, ho deciso di tirare fuori come bronzer questo qui della Wycon, che è la terra abbronzante della collezione Sweet Tan. No, penso no, penso che il nome del prodotto sia Sweet Tan Bronzing Powder. La collezione non ricordo come si chiamasse, qui non c'è scritta. Comunque è la colorazione 01 Cool e fa parte
dell'ultima collezione natalizia. Mi piace come prodotto, mi piace come polvere, si sfuma bene, ha un colore perfetto per me al momento e mi piace anche il fatto che abbia uno specchio bello grande, perché a volte non tutti i prodotti ce l'hanno e quindi mi torna utile avere un bello specchio tondo per truccarmi. Invece per quanto riguarda blush e illuminanti, ho ritirato fuori questa palettina di Huda, di Pat, scusatemi, ed è la Divine Blush Glow Trio nella colorazione Galactic Sun e contiene i blush Divine Rose, Desert Orchid e l'illuminante Golden Nectar. Era un'edizione limitata di qualche Natale fa, ve la faccio vedere da vicino, i colori sono stupendi e abbiamo un blush più rosato, un blush più arancio, quindi per tutti i gusti e per tutte le occasioni, e l'illuminante che è fotonico. Io devo ringraziare Carolina Bonanni, perché altrimenti io non avrei ritirato fuori questo illuminante stupendo. Passiamo ai prodotti in crema. Allora, come bronzer, anzi in questo caso più contour, ho tirato fuori il prodotto di Westman Atelier, il Face Trace Contour Stick nella colorazione Biscuit. È abbastanza freddo e chiaro, però per il momento per me va benissimo. Sembra chiaro a vederlo così dal bullet, però vi assicuro che poi sul viso si vede, ed è quello che ho indosso oggi. In realtà oggi non ho messo polvere, ho usato solo lui, e prima che io diventi molto abbronzata vorrei utilizzarlo e portarlo avanti, perché poi ovviamente andrà ad essere sostituito con un colore un po' più scuro e più caldo. Come blush ho tirato fuori per l'ennesima volta questo qui di Diego Dalla Palma, All in One Blush nella colorazione 44, che io avevo già messo probabilmente in una beauty bag a inizio anno. Vi faccio vedere che è abbastanza utilizzato, però vi dico la verità, mi piace talmente tanto che ho voluto ritirarlo fuori ed è quello che ho su oggi. Non è così lucido il blush, semplicemente mi sono un po' lucidata perché sono passate delle ore da quando mi sono truccata e quindi il look è quello che è, però insomma è un prodotto che mi piace tantissimo e avevo davvero tanta voglia di utilizzarlo, quindi mi sono detta perché no, ritiriamolo fuori. Per quanto riguarda i look occhi veloci, ho lasciato un matitone perché sono i prodotti che io prediligo quando sono davvero di fretta, ed è questo qui di Wycon. Ho deciso di lasciare lui perché ha una colorazione un po' più rosata, il colore è il 112 Light Magenta. È un tipo di prodotto che mi sta piacendo tanto, mi piace come performa, mi piace come dura, mi piace come si stende sull'occhio. Ve ne ho parlato nel video sui prodotti preferiti e bocciati del periodo. Per quanto riguarda i mascara, gli eyeliner, non ho grandi novità. In realtà dall'inizio, forse già ad aprile ve l'ho mostrato, ho sostituito l'eyeliner nero di NYX con questo qui di Diego Dalla Palma, che è il My Happy Toy Eyeliner, e mi sta piacendo tanto, è un prodotto che mi sta dando davvero grande, infinita soddisfazione. I mascara invece rimangono quelli che avevo in utilizzo, ossia quello di Overskin e quello di Diego Dalla Palma della stessa linea dell'eyeliner. Invece abbiamo delle novità per quanto riguarda i prodotti labbra. La mia amatissima matita di Wycon è terminata e l'ho sostituita con questa qui di Charlotte Tilbury, che è la Lip Cheat nella colorazione Pillow Talk. Allora, non mi piace tanto quanto quella di Wycon, non perché la matita non sia buona, però il colore è molto più rosato rispetto a quello aveva una punta di nocciola, di marroncino, e mi piaceva di più. Ma al di là di questo, quindi al di là del colore, che è una questione di gusto prettamente personale, la formula di questa matita non mi sta entusiasmando tantissimo. Scrive bene, però è un po' più duretta rispetto a quella lì di Wycon, ma anche rispetto a quella precedente di Astra che avevo utilizzato. Cioè, se penso a quanto costa, questa tra l'altro è anche una versione travel, se penso a quanto costa mi fa pensare che non ne vale tantissimo la pena. Però l'ho utilizzata poche volte, comunque è una versione travel, mi durerà di meno rispetto a una classica matita, la voglio comunque utilizzare, la voglio portare avanti, mal che vada, che non mi è piaciuta, non la riprenderò più. E come invece prodotti rossetti, gloss e quant'altro, rimane il prodotto di KVD, il rossetto liquido, che era ancora Kat Von D quando io l'ho acquistato, ed è la colorazione Lolita. Questo è nel progetto smaltimento e assolutamente deve finire.
Ho inserito nella bag di questo mese questi tre prodotti nuovi che ho preso su Stylevana. Si tratta di tre prodotti labbra coreani. Questo è l'Ink Velvet nella colorazione 17 del brand Peripera. Questo è l'Ink Mood, sempre di Peripera, nella colorazione 19. E questo qui invece è di Etude e la Fixing Tint nella colorazione 15. Ve li mostro così velocemente, ma su questi c'è un video dedicato. Lo trovate qua sul canale, è il video in cui vi mostro il make up coreano. Insomma, ve li descrivo un pochettino meglio questi tre prodotti. Sono tre prodotti labbra che hanno tre texture completamente diverse tra di loro e tre effetti ovviamente completamente diversi poi sulle labbra. Uno è un po' più lucido, glossato, un altro è un po' più tinta che va a tingere proprio le labbra e un altro invece ha quell'effetto cipriato super bello che ultimamente sta andando di moda, me l'ha fatto venire insomma mi ha fatto venire la fissa Carolina Bonanni, e quindi tutti e tre rimangono nella bag perché li testo e li provo e poi alla fine vorrei vedere quale dei tre mi piace di più, se mi piacciono tutti e tre, e insomma vorrei cercare di darvi un quadro quanto più completo è possibile. Quando sono proprio super di fretta ho ritirato fuori questo qui di Mario, che è il lip balm con effetto un pochettino mentolato, si chiama Moisture Glow Plumping Lip Serum nella colorazione Honey Glow, e lui, io penso che non... io faccio così perché questo qui ha quel packaging che se lo tirate fuori poi non torna più dentro, io in base al rumore che sento più o meno mi riesco a regolare, secondo me siamo più o meno qui, quindi siamo ben oltre la metà, penso che questo qui non arriverà alla fine dell'anno se continuo ad utilizzarlo come lo sto utilizzando, però onestamente non mi dispiacerebbe finirlo perché è un prodotto che mi è piaciuto ma non così tanto da farmi strappare i capelli. Mi occupa spazio considerando che ci sono prodotti simili che mi piacciono di più nella mia collezione, quindi non è che mi fa schifo, ecco, comunque mi piace, non è brutto, però ho altre cose che mi piacciono di più, preferisco usare altro, vorrei terminarlo. Penso di avervi detto tutto, per quanto riguarda le palette noi ci aggiorniamo prossimamente con il Project Pen Turnover, quindi per il momento ci facciamo bastare questi prodotti qui per il mese di maggio. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, non lo dico spesso, però se vi va iscrivetevi al canale per rimanere in mia compagnia e vi mando un bacio, ci vediamo in un prossimo video.